Ciao, sono Erika, sono insegnante di Pilates e la mia missione è aiutare le donne che hanno poco tempo a disposizione ad allenarsi da casa con il Pilates in soli 20 minuti al giorno per tonificarsi, allungarsi e migliorare la qualità della salute con consapevolezza. In questa lezione ci alleneremo con i plank e le sue varianti. Il plank è un esercizio fantastico per rafforzare braccia, addome e schiena, oltre che dare anche molta forza dal punto di vista mentale se praticato con costanza. Quindi non resta che srotolare il materassino e iniziare. Preparati a quattro zampe con le mani ben aperte allineate sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, più o meno alla larghezza dei fianchi. Allunga la colonna vertebrale e senti le scapole che scivolano lungo la schiena. Risucchia leggermente l'ombelico e inizia inspirando a inarcarti a partire dall'osso sacro, ruota verso l'alto i glutei, mantieni sempre l'ombelico risucchiato per proteggere la schiena e apri il torace guardando davanti a te. Espirando va in direzione opposta, sempre a partire dall'osso sacro, i gomiti restano tesi, spingi lontano il pavimento. Inspira, inarcandoti, espira per andare al contrario. Inspira, espira. Ancora una volta. E proseguiamo con questo movimento della schiena, però aggiungeremo un pezzettino in più. Quando inspiriamo ci inarchiamo e stacchiamo i piedi da terra, ed espirando invece arrotondiamoci e spostiamo il peso indietro staccando le mani da terra, cercando di non sovraccaricare le spalle. La forza è sempre tutta nell'addome. Inspira inarcandoti, stacca le punte dei piedi, e espira incurvandoti staccando le mani. Inspira, espira, in, out, in, and out. Ritorniamo a quattro zampe e fai un passo indietro con le ginocchia, mantenendo sempre le spalle allineate alle mani, arrivando in mezzo plank. Fai attenzione che il tuo bacino sia sostenuto e che non cada pesante, così sei certa che gli addominali lavoreranno costantemente. In questa posizione inspira, senti la schiena che si allunga, crea nuovi spazi sulla sua superficie, ed espirando spingiti nuovamente indietro con le mani e vai nella posizione del bambino. Inspira per andare in mezzo plank. Senti le clavicole che si allargano orizzontalmente, espira. Il rischio andando in mezzo plank da quella posizione del bambino è quello di far cadere sempre la pancia, quindi senti sempre che gli addominali sono connessi. Un'ultima volta. E un respiro di pausa in questa posizione. Ritorniamo in mezzo plank, inspirando ed espirando puntiamo i piedi, saliamo nel cane testa in giù, sguardo oltre le cosce. Inspirando questa volta andiamo in plank. Se senti che la posizione è troppo forte, ritorna in mezzo plank. Espira, nel cane testa in giù, spingiti lontano dal pavimento con le mani, sentiti crescere verso l'alto col bacino e spingi forti i talloni a terra. Inspira, plank, lo sguardo è verso il pavimento, la testa non è mai pesante. La colonna vertebrale sta sempre seguendo un'unica linea parallela al pavimento. L'ultimo, e di nuovo posizione del bambino.
cerca di riempire la schiena da ogni ispirazione, come se dovessi gonfiarla dal bacino alle spalle. E svuotala. Ritorna a quattro zampe. Punta nuovamente i piedi e sali di nuovo nel cane a testa in giù. Da qui, inspirando, con la mano sinistra vai a toccare la caviglia destra. Torni ad appoggiare la mano, stessa cosa dall'altra parte. Cioè, ogni volta che lo fai, lo sguardo va oltre l'ascella, verso l'alto, e la mano si allunga con una piccola torsione del torace. Torni e di nuovo vai in plank. E ancora, cane a testa in giù. Piccola torsione del torace, il bacino spinge sempre più in alto. Torni. Tocchi. Torni, stira che abbia nella schiena e plank. E un'ultima volta. Sali. Tocchi. Torni. Twist. Torni, stiracchiati per bene, plank, e ritorna a quattro zampe. Facciamo una piccola pausa, portando il dorso della mano l'uno contro l'altro e spingendo forte, in modo tale da controbilanciare con gli esercizi che abbiamo fatto per non avere mal di polsi. E si ritorna a quattro zampe. Ok, ora andiamo direttamente in plank, punta un piede spingendo forte il tallone verso terra, punta l'altro piede, cerca di sentire lo spazio tra il tuo busto e il materassino. Da questa posizione fai staccare una gamba da terra col piede tirato e porti il ginocchio verso il centro delle tue mani. E poi distendi nuovamente la gamba e appoggi il piede a terra. Stacchi l'altra gamba, la punta del piede tirata. Cerca di tenere attivo il piede mentre il ginocchio si flette. Distendi nuovamente e giù. Appoggia le ginocchia inspirando. La stessa variante di questo esercizio la puoi fare in mezzo plank, in questo modo. Distendi, stacchi, avvicini. Distendi, stacchi, avvicini. Questa è la prima variante che ti ho fatto vedere, è di livello avanzato, quindi sicuramente è adatta per chi è già ben allenato. E terminato quest'ultimo, ginocchia a terra, un respiro di pausa nella posizione del bambino. Ritorna a quattro zampe, ritorna in plank, inspira ed espirando piega i gomiti cercando di mantenerli stretti fin dove riesci a fare andata e ritorno. Inspirando appoggia le ginocchia, espira, stendi, push up, inspira, appoggia le ginocchia per riposare. Ancora, espira, stendi le ginocchia, push up, inspira, appoggia le ginocchia, espira per l'ultima volta e push up, inspira per tornare. Scivola sul materassino e vai ad eseguire una estensione della colonna vertebrale nella posizione del cobra. E poi appoggiati sui tuoi gomiti, mantenendo sempre i palmi delle mani aperti. Ed ora sollevati, prima col bacino per arrivare in mezzo plank, punta i piedi e di nuovo stendi le gambe. Da questa posizione molleggia tre volte coi talloni verso terra. 1, 2, 3, inspira, pausa. E ancora, espiro, 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 inspiro. E l'ultima volta, fuori. Fuori, fuori, inspiro in posizione del bambino.
porta le braccia lungo il corpo, srotolati dal basso verso l'alto facendo arrivare la testa per ultima. E palmo della mano rivolto verso di te, spingi con l'altra mano verso di te in modo tale da rilassare il polso. Fai la stessa cosa al contrario. Cambio lato. E voilà, concludiamo questa mini lezione con tre respiri finali. Inspiriamo. Espiriamo. Inspiriamo. Espiriamo. Inspiriamo. Espiriamo. Ti ricordo di iscriverti al canale se ti piacciono i miei contenuti, di attivare la campanellina e qui trovi altri video che possono essere interessanti per te. Mi raccomando, se hai provato questo allenamento, lascia anche un commento qua sotto. Alla prossima!